Io ho chiamato il mio amico Angelo Forgione al volo. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Volevo dirti che ti leggo il titolo del Fatto Quotidiano di sabato. Del Sud non frega niente. Alla Camera solo 11 deputati. Interpellanza urgente al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi sulla perdurante situazione di grave crisi del Mezzogiorno. Camera dei Deputati, venerdì 11 settembre, ore 9:30. Deputati presenti 11. 11 su 630. Nel giorno dei funerali di Gennaro Cesarano, vittima della camorra a 17 anni, il Parlamento risponde con il deserto. Si commenta da sé, no? No, ma la domanda è: ma i nostri, diciamo, dove erano i nostri deputati, quelli della Campania, quelli della Puglia? Ma parliamo dei nostri, là. Ma dov'è possibile che, a parte allora Luisa Bossa, in realtà PD, che in realtà ha presentato proprio il documento, no, in cui ha cercato di inchiodare Renzi alle promesse non mantenute sul Sud, poi c'era Sergio Boccadutri, Paolo Beni, Anna Giacobbe e Paolo Coppola. Poi tre del Movimento 5 Stelle, Di Maio e Fico, uno a testa di Forza Italia e Scelta Civica. Ma io ho pensato subito a te, guarda, non ti ho chiamato sabato perché stavo in treno e cadeva linea. Ma guarda, quello che succede a Roma, soprattutto nel weekend, non è una novità, cioè loro giovani pensano, se ne vanno, giovani. Esatto, prendono e vanno via, quindi c'è una diaspora totale e Roma il weekend resta dei romani, non è più dei parlamentari. No, ma guarda, ma è scoraggiante. Cioè, si parla del giorno. Sud, non c'è a parte Luisa Bossa, qualcun altro della Campania, Di Maio, non c'è un deputato nostro, perché se n'è andato a fare il weekend e quindi ha ritenuto poco importante parlare e discutere del Mezzogiorno, del Sud, della nostra terra. Ma tu capirai che poi è anche settembre, quindi figurati, ci saranno le case al mare che aspettano, insomma, qualche weekend. Mi dai una mano a cercare un po' di deputati nostri campani, perché io ho sempre i soliti nomi qua, Valeria Valente e altri. Ne vorrei stanare qualcun altro, mi pare pure Ignazio La Russa, che è siciliano, no? Ma guarda, ma poi ti dico anche un'altra cosa, quella di sabato è stata anche un'altra giornata particolare, perché c'era l'inaugurazione della Fiera delle Valli. No, ho visto. E non è andato Renzi. Ora si è detto, vabbè, è una polemica sterile, perché certo, è comunque un avvenimento, la finale di tennis, le due italiane. Ok, tutto quello che vogliamo, ma voglio dire, c'è stata la polemica quest'estate, lo Svimez che ha tirato fuori i dati. Ma tra l'altro la fiera di cui tu parli rischia la chiusura. Sì, ma poi figuriamoci, la struttura dove si svolge ormai, insomma, Senti, ti chiamo dopo, informati un po' su un po' di deputati, va, che chiamammi e dici, oh, ma rosti, vi viene a rì. Va bene. Allora, Angelo. Così. Allora, senti, tu mi hai mandato l'elenco dei deputati, questo ovviamente dà l'idea di quanto il Sud sia tra le priorità italiane. Non voglio neanche dire di questo governo, no, Angelo? Che poi sì, ma assolutamente, guarda che nella lista che ti ho mandato, di quelli che tu mi hai chiesto di ricordare, che, insomma, i deputati campani, esatto, campani, c'è anche Gianfranco Rotondi, il quale è componente della commissione politica dell'Unione Europea, e nell'interpellanza c'era proprio lo stato di attuazione del programma di utilizzo dei fondi europei destinati al Sud. È la stessa persona che ad agosto ha scritto questo preciso tweet: se Napoli accogliesse tutti i migranti e li usasse per pulire le strade, avremmo risolto metà dei problemi della città. Guarda caso, in relazione a quello di cui stiamo parlando stamattina, io risposi a Gianfranco Rotondi: se Roma accogliesse tutti i migranti e li impiegasse a Montecitorio, avremmo risolto metà dei problemi della politica italiana. Quindi già ad agosto dissi a lui: guardate che forse voi non lavorate. Io non lo so, ripeto, non lo so quanto sia grave quello che è successo per il Sud, per la Campania, per tutti noi, no? Però io veramente ci tengo a insistere, lo voglio dire forte a quanti sono all'ascolto. Allora, sappiate che di una serie di deputati nostri, tra cui Assunta Tartaglione, Marcello Taglialatela, Gianfranco Rotondi, citato appunto da Forgione, Gennaro Migliore, Leonardo Impegno, Marco Di Lello, Luigi Cesaro, Rocco Buttiglione, Mara Carfagna, Nunzia De Girolamo, Valeria Valente e tanti altri, non c'era nessuno di questi. Eppure si trattava di dire al re
Renzi, oh, ma insomma fai soltanto annunci sul Mezzogiorno, sul Sud. E poi si trattava di dire questo in parole povere, questo per farlo capire a tutti, a quelli del nord di Napoli e del sud di Napoli, visto che oramai dobbiamo parlare addirittura così. No, perché poi alcuni quotidiani importanti del Mezzogiorno, della Campania, e queste sono cose che andrebbero in prima pagina, secondo me, che danno proprio l'idea di quanto sta a cuore la sorte della propria terra a questi signori che abbiamo mandato a Roma. Ma evidentemente non sta a cuore nemmeno a certa stampa, voglio dire. Grazie assai, Angelo, per l'elenco, grazie.